Una canicola devastante attraversa tutta l'Europa con punte massime che superano i 40 gradi centigradi. L'ondata di caldo colpisce Portogallo, Spagna e Francia, ma anche il centro Europa, il Belgio e la Svizzera. La Francia ha messo in atto il proprio piano di emergenza nazionale. I treni viaggiano a rilento e non ci sono informazioni, la gente sale sul treno pensando che sia il suo, ma in realtà cambia binario e sale su treni già affollati. In Spagna le temperature hanno superato i 40 gradi e le temperature minime non scendono nemmeno durante la notte. Alcune autorità del paese hanno limitato l'accesso alle spiagge più belle per tutelarne il patrimonio naturalistico. In Gran Bretagna questo mercoledì si è rivelato uno dei giorni più caldi, con temperature che hanno raggiunto i 37 gradi all'aeroporto di Heathrow. Nei prossimi giorni le autorità hanno emanato un'allerta temporale in tutto il Regno Unito. Temporali attesi un po' ovunque, soprattutto a partire da venerdì, ma mentre ci si preoccupa per la salute degli anziani, questa arzilla signora di 90 anni la pensa diversamente. Siamo sul lago di Costanza, in Svizzera. Se ci saranno ancora solo 3 giorni di bel tempo, è meglio approfittarne.